Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un libro che ho già da un po' di tempo e che tratta principalmente un argomento che interessa sempre tantissime persone che spesso mi chiedono proprio consigli per quanto riguarda libri di questo genere, ovvero l'amore. Questo è La magia dell'amore di Marco Pierotti e Valeria Pazzi. Ed è stato pubblicato dalla De Vecchi Editore nel 1992, quindi stiamo parlando di un libro uscito oltre una trentina di anni fa ormai, ma che potete tranquillamente comunque trovare in rete di seconda mano. Credo che purtroppo ormai sia fuori catalogo, in quanto la De Vecchi è stata anni fa ceduta alla Giunti Editore, ed attualmente, da quello che so, questo libro non è più nel loro catalogo. Andiamo a leggere dietro. La magia dell'amore. La magia d'amore con candele triangolari. Il legame d'amore voodoo. Per aumentare il proprio sex appeal. Il filtro calmante delle sofferenze femminili. L'aspersione del telefono. E cento altre magie orientali, occidentali e sudamericane. Pozioni magiche, filtri, erbe esotiche dagli effetti miracolosi. Talismani, amuleti, quadranti, statuette, candele, bambole, riti antichi. La magia è un terreno inesauribile e in gran parte ancora inesplorato. Ma attenzione, è facile perdervisi fra astrologi improvvisati, maghi inaffidabili e incantesimi scorretti. Qui trovi una guida sicura per entrare nell'immensa, misteriosa foresta della magia d'amore. In ognuno di noi scorre il sangue di un mago. E fra queste pagine sono svelati i segreti dello sfruttamento di poteri che credevamo irraggiungibili attraverso rituali consacrati dal tempo. Preparati, in amore nulla più ti sarà impossibile. A inizio libro troviamo una breve introduzione e subito dopo la prima parte del libro si apre con i primi capitoli che parlano della magia sessuale e della stregoneria. Poi immediatamente segue una carrellata molto ricca di vari rituali, incantesimi, filtri e così via, sempre e comunque tutti inerenti alla magia per l'amore, il sesso per conquistare una persona, per garantirsi la fedeltà del partner e così via. Troviamo un elenco di alcune erbe, delle loro proprietà magiche, l'uso che ne possiamo fare sia a livello ritualistico che come amuleti. Come potete vedere, si tratta di un libro piuttosto ricco di immagini che io ho apprezzato molto. Si parla anche poi della magia d'amore brasiliana con i relativi rituali, i filtri, le ricette e così via. Tra i vari capitoli troviamo anche quello sulle candele e il loro utilizzo, nonché i vari rituali e legamenti da mettere in atto proprio con le candele e le varie figure di cera che possiamo realizzare noi stessi. Vi è anche un capitolo sugli amuleti e sui talismani, sulle pietre, i cristalli e i metalli, e per ognuno di essi troviamo anche in che modo possiamo utilizzarli. Si tratta di un libro abbastanza corposo di circa 200 pagine, ma che si leggono davvero comodamente e anche abbastanza velocemente per gli argomenti trattati. Tra l'altro vi troviamo anche un capitolo sulla numerologia, come calcolare i propri numeri personali e il significato dei numeri ottenuti, nonché i vari accoppiamenti. Stessa cosa per il capitolo sull'astrologia. Si tratta di un ampio capitolo nel quale troviamo i 12 segni zodiacali con le loro caratteristiche principali, i possibili accoppiamenti tra i vari segni con i pro e i contro possibili. E per ogni segno troviamo anche descritte le caratteristiche relative al giorno di nascita. Io l'ho trovato molto interessante, sia per la grande quantità di rituali riportati, nonché di filtri, pozioni, incanti e così via, sempre tutti inerenti alla sfera dell'amore e del sesso. E devo dire che, contrariamente ad altri libri del genere, all'interno di questo libro troviamo riti e incanti facilmente praticabili in quanto non richiedono strumenti complicati o impossibili al giorno d'oggi da procurarsi. E inoltre mi è piaciuto per le tantissime immagini presenti nel libro, alcune anche piuttosto rare. Si
Sicuramente è un buon libro da avere nella propria libreria personale, quindi se vi capita di trovarlo su qualche sito o in qualche mercatino, anche di libri usati, ve ne consiglio l'acquisto. Spero questa breve recensione vi possa essere utile in qualche modo. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!